italiano invasa dai colori dell'arcobaleno dell'Ispinia Pride. Vedete alle mie spalle, siamo in Viale San Modestino e ancora è in corso questa bellissima manifestazione. Oltre 700 persone provenienti da tutta la Campania hanno marciato qui nel comune alle falde del Partenio per rivendicare i loro diritti, ed è anche la giusta risposta alle tante polemiche che sono sorte in questi giorni, ma gli organizzatori sono andati avanti spediti e davvero hanno messo su un evento che sta coinvolgendo tutto e tutti. Noi lo abbiamo seguito per voi, vedrete delle belle immagini realizzate da Mario D'Argenio e poi ci sono le interviste realizzate alla madrina e al padrino dell'evento, ovvero Sofia detta la Papessa e l'attore Lorenzo Balducci, più qualche altra testimonianza importante, testimonianza forte di una mamma che ha visto uccidere il proprio figlio non per discriminazioni varie ma comunque perché diverso. Dunque la lotta per l'affermazione dei diritti delle persone LGBT va avanti, un grande grido viene lanciato qui questa sera da Mercogliano, ma noi vediamo il servizio. Io trovo che sia molto bello, soprattutto perché vedo gente che è rimasta umile ed è veramente di cuore, quindi io da avellinese doc ne sono veramente felice ed orgogliosa. L'Apple Pie sta crescendo molto bene, sta dando grande dimostrazione di saper vivere. Senti, tu hai una storia particolare, sei andata via da Avellino giovanissima. Io sono stata cacciata di casa da Avellino. E il mio travaglio proprio in senso peggiore, avevo 13 anni, ho iniziato a lavorare nei bar in Via Dante e poi quando ebbero la conferma della mia disforia di genere mi cacciarono fuori di casa pensando che fosse una malattia che potesse rovinare o che potesse infettare, e invece io oggi sono diventata una donna bellissima e ho grande soddisfazione, sono un attivista, faccio tantissime cose e soprattutto ci siamo occupando per il mondo LGBT dell'Ucraina. E quindi non ce ne frega nulla delle bombe, noi andiamo perché il nostro mondo è di tutti e dobbiamo proteggerlo tutti insieme indipendentemente dalla sessualità. I tuoi genitori cosa vorresti dire? Mia madre me l'hanno ammazzata perché quando è scoperto tutto la famiglia di mia madre le ha massacrate tutti i giorni come una goccia cinese. Mia madre è venuta poi un aneurisma ed è morta in una settimana. Allora, ragazzi, mio padre è morto anche lui per vecchiaia, però devo dire che mia madre comunque è sempre nel mio cuore e se oggi credo nell'attivismo è anche grazie a lei. Sì, è un'occasione meravigliosa per festeggiare da un lato e lottare, continuare la lotta dall'altro, perché per me questo è sempre stato il Pride, cioè un momento per non solo per divertirsi ma soprattutto per essere consapevoli del significato del Pride, che nasce nel momento in cui è nata una lotta tanti anni fa, quando tante persone prima di noi hanno fatto il lavoro sporco per far sì che oggi noi possiamo godere di una parte dei diritti, perché in Italia non gli abbiamo raggiunto neanche un quarto di quei diritti che magari nel resto del mondo ci sono, e quindi il motivo per cui essere presenti al Pride è proprio un dovere morale. Forse una provincia piccola come l'Ispinia ha bisogno ancora di più di gridare. Esatto, più piccola è la realtà e più grande è il bisogno, la necessità di far sentire la propria voce, di sensibilizzare le altre persone, perché c'è un lavoro enorme da fare per far sì che le persone vengano educate. È tutto un fatto di educazione al rispetto, all'amore, che è un diritto di tutti. Lorenzo, nel tuo mondo, il mondo del cinema. E grazie per tutti gli ospiti. Com'è la situazione? Grazie di cuore, grazie per il vostro sostegno. C'è ancora, c'è sempre tanta ipocrisia. Allora, continuiamo. Si fanno passi avanti, ma grazie si fanno. Grazie a tutti voi qui presenti. Rispetto a tanti paesi in Europa. Si riparte. La situazione è sempre. La voce. Chi è single? Alzate le mani. Chi è single? Tutti fidanzati. Lavoro. Beh,
sta andando bene, speriamo che vadano sempre meglio, anche perché Avellino ha bisogno assolutamente che l'orgoglio venga gridato in tutte le strade. Centinaia di ragazze e ragazze ogni giorno chiede aiuto e arrivano proprio da Avellino. Quindi Avellino deve avere dentro di sé, dentro la propria geografia, queste processioni di straordinaria libertà. Una bella risposta anche a chi in questi giorni ha criticato questa manifestazione. Le critiche sono quasi ovvie, le riceviamo ogni anno, ma ogni anno ne andiamo contro quell'odio che va esattamente verso l'opposto della libertà. La libertà è la garanzia di tutti e tutte. Per me è un po' pesante, però è un ragazzo che amava la vita, è un suo coetaneo, cioè non coetaneo, era di 10 anni più grande di lui, invidioso di Vincenzo per come si approcciava con i suoi amici, lo sparò 3 colpi di pistola, poi se lo portò a Ponticelli, lo fece a pezzi e lo interrò sotto un garage. Questo nel 2017, sì. Giusto? A distanza di tanti anni, lei oggi qui al Pride per dire che non bisogna nascondersi? No, assolutamente no, perché i genitori sono i primi che sanno, solo che non lo vogliono ammettere e vorrebbero una conferma dai figli. Inizialmente, ti ho detto, è come se fosse un colpo, sapere che perché tutte le persone pensano al pregiudizio delle persone che pensano che possono dire io me ne sono sempre fregata, perché io non ledo la libertà degli altri e non voglio essere lesa la mia. Quindi diciamo i primi a dover accettare, se vogliamo, sono i genitori. Sono i genitori, perché inizialmente è difficile, però accettano. E quindi così diciamo danno anche la possibilità. La libertà di vivere i figli, perché noi genitori vogliamo che siano bene, in salute e felici. Poi tutto il resto non conta. Tutto il resto non conta, viene in secondo piano. L'importante è la felicità dei figli. Perché l'amore è sempre amore, diciamo. L'amore è universale. L'amore non ha sesso.